in conferenza stampa con Domenico Di Cecco, centrocampista dell'Audace Cerignola, nonché uomo d'esperienza, insomma, del gruppo. Analizziamo il momento attuale, sicuramente un buon momento di forma, i risultati lo dicono, la classifica pure, anche se il Picerno non si ferma, bisogna continuare così. Sì, è chiaro che noi più di vincere tutte le partite non possiamo fare, quindi dobbiamo pensare solo a noi, e se il Picerno le vince tutte dobbiamo fare solo i complimenti. Noi abbiamo una partita dura domenica, una delle più dure da qua fino a fine campionato, quindi dobbiamo essere concentrati solo su noi stessi e non pensare agli altri. È chiaro che stiamo in forma perché vinciamo da 6 partite consecutive, se non sbaglio, comunque da tanto tempo che facciamo ottime prestazioni, quindi dobbiamo continuare così e darci dentro ancora. C'è stato un forte percorso di crescita, e questo è l'aspetto chiave di questo momento. Sì, la squadra è maturata, si vede, adesso è squadra vera in qualsiasi campo, in qualsiasi circostanza. Anche domenica comunque siamo andati sotto, non era facile ribaltarla perché poi ti vengono alla mente pensieri strani, quindi la squadra è matura, è forte e lo sta dimostrando da molto tempo, quindi dobbiamo essere bravi a continuare così e a non mollare neanche di un centimetro. Come sta Domenico Di Cecco? Sei stato fuori per alcune settimane? Purtroppo ho avuto questo problema che purtroppo succedono, però sto facendo di tutto per cercare di tornare a disposizione, quindi mi sto allenando duramente e vediamo di domenica di dare una mano ai ragazzi. Ci sarà sicuramente il pubblico gialloblu al vicino di Gravina, c'è da elogiare insomma il sostegno di un'intera città rispetto a quello che è il grande sogno che tutti quanti insomma sappiamo. Sì, i tifosi da inizio anno che ci stanno vicino, sia dentro che fuori casa, sappiamo che si è creato un bel rapporto tra noi e loro e tra noi e la città, quindi è bello così, è bello che domenica saranno tanti e che speriamo che di festeggiare come facciamo da tanto tempo tutti insieme sotto la curva nostra. Grazie Domenico Di Cecco, in bocca al lupo. Crepi. In conferenza stampa con Lorenzo Longo, centrocampista dell'Audace Cerignola, ci avviciniamo a quello che sarà il prossimo match dei gialloblu, impegnati domenica al vicino di Gravina, un altro impegno probante, un altro derby dove l'Audace Cerignola ci tiene a farsi trovare pronto. Sì, noi sicuramente domenica ci aspetta una gara molto difficile su un campo ostico, dove troveremo un ambiente caldo, ma troveremo soprattutto una buona squadra che secondo me non merita di trovarsi in quella posizione di classifica. Hanno pagato un po' l'avvio un po' altalenante, quindi troveremo una buona squadra che per me tranquillamente all'inizio era partito per fare i playoff, quindi sarà difficile, però noi non possiamo più permetterci passi falsi perché il Picerno lì davanti corre. Una squadra sicuramente diversa rispetto a quella del 5-1 dell'andata qui al Monterisi, Audace Cerignola che deve proseguire il trend positivo, lo ricordiamo, 6 vittorie di fila, godete di un momento come è andata l'ultima settimana di lavoro. Da una parte c'è un grande gruppo, dall'altra c'è molto cinismo quando si va in campo, a differenza di qualche mezzo passo falso insomma di inizio stagione. E noi abbiamo pagato soprattutto le prime 3-4 giornate dove abbiamo perso a Bitonto il pareggio in casa con il Sorrento. Questi punti li stiamo pagando in questo momento e sappiamo benissimo che vincere ti aiuta a vincere. Sappiamo anche allo stesso momento che non possiamo permetterci passi falsi perché il Picerno sta facendo un campionato al di sopra delle righe, noi siamo sulle aspettative di inizio anno e dobbiamo fare di più. In questo momento non possiamo, dobbiamo vincerle tutte da qui fino alla fine e questa è l'unica soluzione per vincere il campionato. Ci sarà sicuramente il popolo cerignolano a sostenervi anche a Gravina. Che cosa ti senti di dire a chi ogni domenica colora il Monterisi e che soprattutto macina diversi chilometri per seguirvi in trasferta? I nostri tifosi non posso fare altro che fargli complimenti, sono veramente incredibili, ci seguono ovunque, dappertutto e stanno mostrando un attaccamento alla maglia impressionante.
So sicuramente che il Gravina ha messo parecchi biglietti a disposizione per questa gara e spero che riempiano tutto il settore ospiti perché noi abbiamo veramente bisogno di loro. Grazie a Lorenzo Longo e in bocca al lupo. Grazie a voi.